Buonasera, benvenuti all'appuntamento con Passione Sport. Siamo alla tredicesima puntata. Parliamo di calcio 5, continuiamo quindi il nostro viaggio nel mondo delle società, del comprensorio ternano e un'altra realtà che ha vinto un campionato e quindi è giusto dare il risalto a questa impresa. Parliamo del campionato vinto dal CLT Calcio 5, che è stato promosso da un campionato praticamente interregionale a un campionato nazionale come quello di Serie B. E abbiamo degli ospiti che poi vado a presentarvi. E prima però vorrei ringraziare Mauro Castellani alla regia e ringraziare anche Eleonora Tini che è all'audio e alle luci. Un inizio però riservato all'Atletica Leggera, un personaggio che è stato qui con noi un paio di settimane fa. Parlo di Gloria Guerrini. Sono state le prime gare indoor, molto bene per l'atleta ternana dell'Athletics Terni. Praticamente 2 secondi posti nei 300 e nei 500 metri. Ha rischiato anche di stabilire il primato italiano per soli 20 millesimi di secondo, per la sua categoria, l'SF35. Questo quindi facciamo davvero le congratulazioni, i complimenti a Gloria Guerrini. Allora vado a presentarvi gli ospiti di questa bella cavalcata, ma vorrei ricordare anche che quella trascorsa è stata una settimana importante perché a Terni c'è stata, grazie alla mediazione, all'interessamento di Fabio Moscatelli, delegato del CONI, e a Terni c'è stata la Coppa Davis, splendido trofeo, poi avremo modo di vederlo, ma sicuramente l'avete visto anche nell'edizione del telegiornale appunto di Umbria 15. Straordinaria, noi abbiamo intervistato Moscatelli, Fabio Moscatelli, che ci illustra anche com'è composta questa Coppa Davis, la famosa insalatiera che è su 3 basamenti, davvero molto 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 bella. C'è stata una gran mole di visitatori, tantissimi visitatori alla Caos per ammirarla ed apprezzare quello che c'è dietro anche a questa conquista di questo trofeo. E allora andiamo subito con gli ospiti. L'allenatore del calcio a 5 del CLT, una vecchia conoscenza, Filippo Bonelli. Ciao Buonasera a Filippo, tutti, buona buonasera, serata, buonasera. grazie. E per la parte tecnica, naturalmente, ma per chi dà invece, no, forza, energia ai muscoli è il preparatore atletico, ovvero Matteo Palocci. Ciao Matteo, Buonasera, buona serata buonasera. anche a te. E poi di qua, due monumenti del calcio a 5 Ternano, Simone Capotosti. Buonasera a Ciao tutti, buonasera. Simone, benvenuto, complimenti anche a te. Grazie, grazie Ivano. E un altro Bonelli, però questa volta è Emiliano Bonelli. Buonasera Ivano, buonasera, Buonasera. Ma come ti trovi? Quando devi fare la formazione sei un po' imbarazzato per scegliere chi difenderà la porta? È una questione di affetto o una questione tecnica? No, tutta questione tecnica, però sento sempre dietro qualche rumors, no? Sì, Cioè, eh? può darsi, sto gioca perché è il fratello, però vabbè, no, sono Però gioca. Vabbè, abituato. Sì, gioca, gioca. è titolare, quindi Anche se lo tanto. merita, perché se lo merita. Ecco, quindi un bell'attestato di stima da parte del fratello. Veramente sì. Allora, che campionato è stato? Dominato perché 19 partite vinte, una persa, E due due pareggi. pareggiate, e in Coppa Italia fuori ai calci di rigore. Esatto. Insomma, penso che sia anche questa. Dopo anni e anni come giocatore e come tecnico Nella Terna. vice di Pellegrini della Sì. Terana Futsal. Sì, no, infatti, primis devo ringraziare loro della Ternana che mi hanno dato l'opportunità di iniziare questo viaggio nello staff e come allenatore, permettendomi di prendere il patentino di allenatore, per poi ecco, trovarmi qui quest'anno, grazie anche all'idea di mio fratello Emiliano e a Nicola Ugolini, che è l'allenatore della femminile del CLT e si occupa un po' anche il responsabile del calcio a 5. Anche loro vanno bene, Sì, sono ai playoff anche loro, si giocheranno i playoff per andare nel nazionale. E è stato un bel campionato, una bella avventura, è stato bello, bello perché siamo stati, come ho detto ai ragazzi, è stato un po' un minestrone amalgamato all'ultimo, tra virgolette, perché come i membri dello staff,
tutti alla prima esperienza, compreso me stesso, da staff di una prima squadra. Con Matteo siamo amici da quando siamo nati praticamente, lui è la prima esperienza che fa in una squadra. Il mio secondo allenatore veniva dall'amatoriale e mi è venuto a dare una mano. I due preparatori dei portieri sono stati portieri ma non hanno mai fatto questo ruolo. Ci siamo messi insieme, abbiamo deciso di prendere questo viaggio. La squadra, qualcuno è rimasto del vecchio gruppo del CLT, dove hanno anche fatto buoni risultati arrivando sempre ai playoff negli ultimi due anni. Poi abbiamo preso qualche giocatore qua e là tra C1 e C2 e qualcuno anche dall'amatoriale o qualcuno anche dal calcio 11. Diciamo che mettere insieme tutto un gruppo così, alla fine eravamo 19 ragazzi e non è facile. Bella pressione, bella responsabilità, fino a che sono stato con la Ternana, che facevo parte dello staff di Pellegrini, alla fine l'ultima scelta era la sua, quindi le responsabilità la maggior parte erano le sue. E in questo caso è stato sì difficile, però è stato anche bello, belle esperienze, emozionante, una bella cavalcata. Siamo stati sempre praticamente primi, tranne una settimana. Poi c'è stata la svolta quando abbiamo affrontato la prima classifica, che era il Rieti, in casa loro che abbiamo vinto, e lì c'è stata la spinta per poi non perdere più una partita e vincerle tutte fino alla fine e festeggiare questa Serie B, insomma, dove abbiamo migliorato, come dicevo prima, i risultati passati del CLT. Bene, e quindi onore e merito anche all'allenatore che ha diviso questo merito sicuramente con il preparatore atletico, perché se non corri calcio 5, esatto, assolutamente, difficilmente. Assolutamente. Che la tua esperienza prima del CLT, sempre nel mondo dello sport agonistico? Allora, sì e non, molto con un imprinting più legato alle palestre. Di fatto per il mio entro in questo collettivo completamente eterogeneo partendo da agosto con la classica preparazione e mi trovo questo gruppo con età molto diverse, preparazioni passate molto diverse, provenienti anche qualcuno dal calcio a 11, quindi con mentalità completamente diverse. Metterli tutti insieme è stato come dice l'allenatore, sì, stimolante. È stata la chiave che ci ha praticamente fatto desiderare di partire subito con un campionato e dire a tutte le altre squadre: noi ci siamo e siamo forti. Ecco. Sull'onda dell'allenamento, quello che ho visto io molto nel calcio a 5 come nel calcio qua in zona locale è che tende a mancare un allenamento molto sulla forza, si tende sempre ad allenare il fondo, la parte molto legata alla resistenza, quando il calcio a 5 è tutto giocato molto più sulla reattività. Certo. Ragazzi che non avevano mai fatto uno squat. È anticipato, perché infatti ti volevo chiedere questo, la differenza, diciamo, fra allenare una squadra di calcio e una squadra di calcio a 5 è completamente diverso, immagino. Bisogna essere sempre più funzionali possibili, secondo me, nell'allenamento. Quindi cercare di allenare potenziando quello che poi succede in realtà sul campo, senza inventarsi protocolli fantasmi. I ragazzi non hanno mai fatto uno squat, cioè molti non hanno mai fatto un bilanciere in palestra. Quindi andando ad inserire con molta cautela, certo, e con tutte le dovute attenzioni, inserendo dei programmi di forza vera nel senso non solo da campo ma anche nella palestra che il CLT ci ha messo a disposizione solo per gli atleti, e abbiamo tirato su questo, diciamo, collettivo che è arrivato a fine anno con zero infortuni. Quindi, per un preparatore atletico è una... Io ho vinto anche è il massimo, questo. È il massimo sicuramente, complimenti. Grazie. L'esordiente Simone Capodosti, è esordito quest'anno? Sì, con il CLT. Sono tornato, diciamo, a una forma accettabile, visto che venivo dalla rottura del ginocchio sinistro. No, ma io intendevo esordire. Era una fuzza. Era una battuta la mia, nel senso che penso che a 50 anni, diciamo, vincere che... un campionato, possiamo dirlo, no? A 50 anni. Sì, un evergreen assolutamente, sempre apprezzato proprio la sua vivacità, la sua vitalità. Questo voglio sottolinearlo. Sono un ragazzo normale che ha tanta voglia di allenarsi e di giocare. Perché Simone è nato per giocare. Non è nato né per allenare né per fare il dirigente, è nato per giocare.
E Simone, finché ce la farà, giocherà. Poi lascerà tutto e farà un passatempo qualsiasi diverso. Emiliano, ma è normale? Lui dice che è normale. Secondo te è normale? No, Simone è un cyborg. C'ha 7 anni più di me e io sono rotto di dolori. Tutti i giorni ho un problema fisico. Io lui non l'ho mai sentito una volta dirmi mi fa male la schiena, mi fa male la caviglia. E ha giocato diverse partite per 60 minuti senza mai uscire, è il primo che tira degli allenamenti, ha 3 figli, lavora all'acciaieria, fa i turni, io veramente non so come fa, lo conosco da 30 anni, non l'ho mai sentito una volta infortunato, è incredibile, io sto lì dietro da una vita, vedo tutto quello che fa ancora oggi. Io lo conosco all'incirca come te, perché le prime telecronache al CLT lui giocava, che era agli anni 90, 1995, insomma, capisci? Quindi anch'io ho una bella conoscenza di Simone, conosco vita, morte e miracoli, di come interviene, di quali sono le sue caratteristiche. E negli anni andavo sempre migliorando, cioè passavano gli anni, ti aspetti un calo fisico, no, lui niente, assolutamente. Solo il legamento ti ha costretto a fermarti, a bloccarti. Prima il destro a 40 anni e poi ecco a 48 il sinistro, e questa è stata la più grande sfida, tornare in un campo e giocare, perché qualcuno magari ci ha pensato che eri finito, abbandonavo, invece no, quando abbandono lo dico io. A me me l'hai detto in una telefonata. Ricordi? L'ho detto diverse volte, però non sono mai riuscito a abbandonare, perché finché Volevi abbandonare, che saresti tornato forte come prima. Ti dicevo che ho provato anche volte guarda, lascio, però non ci sono mai riuscito, perché amo questo sport e amo allenarmi, amo questo conflitto con l'avversario, tra parentesi, perché certo, io non ho mai litigato con nessuno, né in campo né fuori, e ne vado orgoglioso. Sì, entro duro, il fallo c'è sempre, perché giocando da ultimo ci vuole la cattiveria, ci vuole tutto, però sempre rispetto, finita la partita, la mano, l'abbraccio e saluti a tutti. Ecco, questo è quello che dico sempre. È un vero personaggio, poi magari vediamo anche qualche foto di quando vestivi il rosso-verde. Ora sei diventato giallo-blu, però per tanti anni hai vestito la maglia rosso-verde. Devo dire che hai vestito anche la maglia del Perugia. Sì. E diciamo che hai lasciato un buon ricordo anche lì, poi magari ne parliamo un attimo. Bene. Andiamo in pubblicità, primo break pubblicitario, poi torniamo insieme con i nostri amici del Calcio 5 del CLT. Linea alla regia. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Bene ragazze? Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente. La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni.
Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Soaking up the sunshine, floating on the waves from an FM dial. Sounds like summertime. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte. Un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. Inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Bene, torniamo insieme, sempre con gli amici appunto del CLT Calcio a 5, in questo blocco manderemo anche l'intervista che abbiamo effettuato con Fabio Muscatelli che ci presenterà un po' questa Coppa Davis e ci illustrerà come è fatta, lo sappiamo, ma le caratteristiche della Coppa Davis. E allora, di Simone abbiamo un po' parlato, ma abbiamo tante altre cose, ma presentiamo anche Emiliano Bonelli, anche tu un passato, anche se breve, forse nella Ternana Futsal, sì. Però in questa squadra sei una delle colonne del CLT Terni, insomma. Sì, per ovvie ragioni anagrafiche, faccio parte con Simone della cerchia dei senatori. Durante la scorsa estate, quando siamo rimasti senza guida tecnica, il CLT mi ha convocato e mi ha chiesto di fare un nome per un allenatore. Io sono andato diretto, ma non per motivi familiari. Per ovvi motivi familiari, ma perché ho sempre ritenuto mio fratello un allenatore competente e vincente, e oggi mi prendo il merito di questa scelta. Quindi non solo come portiere, ma anche ha vinto 2 volte anche lui. Sì, ha vinto 2 volte. Veramente sì, perché poi non è perché sta qui, perché l'ho ripetuto a tutti, mettere insieme un calderone come quello che era quest'anno, con un'età che andava dai 50 anni di Simone ai 17 di Alessandro Piantoni, non era facile. 20 casi umani, 20 teste, 20 situazioni, 20 storie, 20 problemi, 5 ragazzi dello staff che si sono rivelati eccezionali, ma che era un'incognita totale, tutto merito suo e della sua gestione. Poi è venuto il campo. Prego. No, dicevo, no, finisci pure. No, il campo è venuto per ultimo, perché prima c'era tutto questo discorso da mettere insieme, poche cose chiare e fatte bene. Senti, tra le altre cose, merito tuo doppio, perché, vabbè, perché hai vinto il campionato, perché hai suggerito, poi è stato accettato dai dirigenti il nome dell'allenatore, ma anche perché avete vinto il campionato vantando la miglior difesa, e siccome in difesa c'è anche il portiere, non c'è solo Capodosti, anche merito sicuramente anche su quel fronte. Sì, noi ci vantiamo di aver portato a casa la componente determinante per la vittoria di un campionato, perché i campionati li vincono le difese. Bravo. Noi abbiamo preso 38 gol in 22 partite, non sono neanche 2 gol a partita,
dando molto spazio anche agli altri ragazzi, e questo si fa grazie all'organizzazione, grazie al sacrificio, grazie alla componente gruppo che è fondamentale, che porta al sacrificio, e poi senza nascondersi dietro a un dito le capacità incredibili dei giocatori che hanno messo in campo. Oh, fra le altre cose, lo dico questo a Emiliano, campionato di Serie C disputato diciamo all'aperto, sì. Prossimo anno il campionato nazionale si va nei palazzetti. Speriamo. Sì, a termine c'è questa incognita dei palazzetti, cioè, quindi speriamo, la società si sta adoperando per cercare questo palazzetto. Spero sia il di Vittorio, ormai è stata per tanti anni casa, insomma, quindi speriamo che riescano a trovare il giusto accordo, insomma, con chi di dovere, anche perché poi il nazionale è una cosa obbligatoria, quindi... Allora, diceva tuo fratello che i campionati si vincono, giustamente, è un'affermazione giusta, la condivido, insomma, se è giusta non lo so, però la condivido. Io la condivido, poi dopo altri magari no, non sanno chi segna di più, eccetera, un gol. No. Anche secondo si vince prendendo un gol meno degli altri. Sì. E allora questa filosofia l'hai sposata pienamente, insomma, visto che come è andato il campionato? Allora, io quando sono arrivato ho fatto il primo discorso al primo giorno di preparazione, ho chiesto tre cose: volevo vincere il campionato, volevo vincere la coppa e volevo essere la miglior difesa. Erano i miei tre obiettivi. Purtroppo la coppa è sfumata, però da una parte, ragionando anche con lui... Ai rigori però, no? Ai rigori, sì. Sei stato poco bravo però, poco ai bravo, rigori. Sì. È vero. Ragionando con Matteo, alla fine dei conti, forse le forze avremmo vinto se avessimo vinto la coppa, e dopo bisogna fare la coppa nazionale, saremmo andati in Toscana, poi nel Lazio. Non so se ci avrebbero portato via qualche energia importante. Con quanti punti avete vinto il campionato? Quanti punti di vantaggio? Con uno di vantaggio dalla seconda e con 6 dalla terza. Campionato combattuto. Fino dire. Alla fine, sì. Bisogna fare i complimenti anche al San Martino, che è una squadra di Gubbio, e a Rieti, che ci hanno tenuto testa fino alla fine. Quindi è stato un campionato a 3, perché poi dopo nulla toglie alle altre. Però c'è tra la terza e la quarta c'è un divario dei 20 punti, mi sembra 22 punti. Quindi molto significativo. Certo, certo. Quindi devo dire che è stato un campionato a 3 fino all'ultima giornata praticamente. Avete fatto meglio in casa o in difesa? In casa non abbiamo mai perso, tutte vittorie in casa. Invece fuori casa abbiamo fatto due pareggi e una sconfitta. Sì. Beh, quindi meglio in casa. Sì. Lo accennava prima, credo, Emiliano, no? Rosa variegata. Sì. Dal cinquantenne al diciassettenne. In quel caso il lavoro è molto complicato per un preparatore atletico. Sì, ma si prendono tutti i lati che possono avere uguali o che comunque possono esprimere stessa situazione in campo. Cioè, paragonare un cinquantenne, ad esempio, come Simone ai ragazzi di 18-19, Simone li mangia vivi, cioè non è l'età poi in fondo, no? Ho capito. Quindi tecnicamente siamo partiti con un'ottima preparazione dove inizialmente ho potuto analizzare bene in modo anche individuale tutte le situazioni per poi cercare questa sorta di imbuto che poi durante l'inizio del campionato abbiamo continuato con tutta una serie di esercizi che potesse portare su tutto il livello della squadra. Più forte tira l'altro, non abbiamo lasciato indietro nessuno, qualcuno più volenteroso è andato qualche volta in più in palestra per cercare di recuperare e ha portato più o meno tutti sulla stessa lunghezza d'onda, diciamo così. Cioè, lui è l'esempio lampante, l'età, certo. Quando ci si allena con serietà non è un fattore troppo rilevante. Fino a quanto hai intenzione di giocare? Allora, dicevamo con un amico, Michele Pettorossi, che la mia carta d'identità scade nel 2029. Quindi avrei giocato fino a quella data, dicevamo con Michele. Mm. E poi aspettavamo l'apertura del palazzetto nuovo, che purtroppo dopo non è diventato per il calcio a 5, solo per gli eventi. E quindi speriamo di mantenere questa promessa a Michele, perché l'avevamo fatta insieme in una serata di... Quindi quando scade la carta d'identità? Vediamo, perché a me quella nuova non è che mi piace tanto. Il cartaceo a me mi piace, la tesserina, e quindi
dai, speriamo che cambiano anche quello, dai. Senti, Emiliano, svelami una cosa, ma lui con i compagni di squadra, con voi, vabbè, tu sei senatore come lui, quindi voglio dire, probabilmente hai la stessa filosofia, condividi la stessa filosofia di Simone, ma con i più giovani come si comporta? Lui benissimo, il lavoro sporco lo faccio io, perché lui è un insospettabile, è la persona più buona del mondo. Il lavoro sporco manda avanti a me, ci penso io a quello. Il cattivo dei due sono sempre io. Vabbè, però c'è una cosa che neanche loro due hanno mai vissuto. Dentro lo spogliatoio, nel prepartita, quando Simone Capotosti inizia a parlare, cala un gelo, un silenzio tombale di concentrazione, e quello fa capire quanto rispetto ci sia, che merita, e che ha sempre conquistato senza mai alzare una voce. Un'ultima cosa, ma che gli dici prima della partita? Che i primi momenti, i primi minuti della partita e dei due tempi sono la cosa fondamentale. L'approccio è fondamentale, far vedere all'avversario subito di che situazione c'è. Dobbiamo andare avanti subito, a testa bassa. Poi magari durante la partita fai testuggine, quindi ti difendi tutti arroccati dietro, prendi le pallonate, ci sono le parate del portiere, però devi far subito capire all'avversario che oggi non ce n'è per nessuno. Dopo, se l'avversario si mostra molto più forte, ci si dà la mano e è finita la partita. Bene, capitano anche quest'anno è il capitano, sì, e chi sì, te la toglie la fascia da capitano? Solo lui, solo Emiliano ti può togliere? No? Mai, non accetteresti? No, mai. Ok, ti facevano dei compiti, tu stai a botte di ferro, perché no, mi sembra di capire che tuo fratello è il tuo più grande alleato, mi sembra da questo punto di vista. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimino, perché il tennis ci ha dato grandi soddisfazioni quest'anno, la Coppa Davis, Sinner e compagni ci hanno dato veramente una grande soddisfazione. Erano 47 anni, mi sembra che non succedeva, è stata vinta questa Coppa Davis e per intercessione appunto del presidente regionale, ma anche del delegato del Cone di Terni, Fabio Moscatelli, grande appassionato di tennis, grande conoscitore di tennis, insomma ha fatto in modo e in maniera che la Coppa Davis, non era previsto, ma la Coppa Davis è venuta anche a Terni e sono stati tanti coloro che l'hanno visitata. Tra questi c'eravamo anche noi. Abbiamo effettuato un'intervista a Fabio Moscatelli, che lo merita, sicuramente lo meritava perché si è speso per questo. E allora andiamo a sentire questa intervista, ci svela anche qualche particolare della stessa insalatiera, perché questo è un blocco a tre strati concentrici e sopra c'è questa splendida insalatiera. Linea allora alla regia per ascoltarci l'intervista con Fabio Moscatelli. Fabio Moscatelli, delegato Coni di Terni. Allora, la tua mediazione è riuscita in pieno, eccola qua, la famosa insalatiera, la Coppa Davis. Sì, beh, mediazione, è stata un'iniziativa che abbiamo preso quando il presidente Caralesi, il presidente della nostra federazione, ci ha comunicato in consiglio regionale che sarebbe arrivata in Umbria, ma secondo i canoni federali, che sono quelli validi per tutte le regioni, per tutte le province, nei capoluoghi e nelle città con oggettivo dove sono eccellenza tennistica, quindi Perugia e Foligno, perché c'è Villa Candida, che è la prima scuola d'Italia da 5 anni. A questo punto non potevo, per rispetto della mia città, per rispetto del tennis, ma per rispetto dello sport ternano, non potevo dire la mia. Ho sottoposto subito il caso, la volontà, la voglia, il piacere, l'orgoglio di avere la Coppa Davis qui con noi. È stata ricevuta dal presidente Caralesi, che ne ha parlato subito con il presidente Binaghi, e il presidente Binaghi ci ha fatto questo grandissimo onore di farla approdare qui a Terni per un giorno. Ripeto, non rientrava nei canoni, ci sono province, nessuno me ne voglia, molto più importanti della nostra, che non ce l'hanno, e per noi, per questa città, credo che sia tanto d'orgoglio, ma soprattutto sia una grande festa dello sport. Senti, per ricevere si è messa la cravatta rosso-verde. È un messaggio di geopolitica. No, io, sai, la mia ternanità esasperata è conosciuta anche fuori dai confini. No. La cravatta rosso-verde è un tributo d'amore a tutto quello che è lo sport della mia città, della mia provincia, che ho l'onore di rappresentare.
è una vittoria di tutti, è un successo di tutti ed è giusto che anche nella massima carica sportiva ricordi in questo giorno quello che è l'importanza, il valore, la qualità di questa provincia che a mio avviso non è seconda a nessuno. Senti, un conto vederla in foto, un conto vederla dal vivo, eh? Tutta un'altra cosa. Ma io l'ho vista la prima volta a Bologna, poi l'ho rivista a Milano dopo che l'avevamo vinta. Averla qui da vicino, vederla da vicino, una coppa che ha 124 anni, perché questo è il trofeo mondiale più antico. Credo che solo la casta master di golf o la corsa di Ascot in Inghilterra, all'ippodromo di Ascot, ci abbia la stessa importanza. È un'icona assoluta dello sport mondiale. Averla qui è importante. Poi una cosa che ho notato in questa prima ora, ora e mezza che ci stiamo, è la soggezione che ha messo soprattutto i ragazzi. Sono venute diverse scolaresche, oltre 200 ragazzi, grandi, piccoli, elementari, l'ultimo anno dell'istituto superiore, tutti con grande deferenza e tutti con grande rispetto nei confronti della Coppa. Evidentemente l'importanza vetusta di questo trofeo agisce sull'inconscio delle persone. Senti, ne parlavo prima con Marco Scanardi. Quante storie ci sono dietro questa Coppa Davis? Storie di campioni, sofferenze, di infortuni, di cadute e poi riprese. Insomma, c'è di tutto. C'è una storia che parte da lontanissimo, Gianni Cucello, da Marcello Del Bello, per passare a Nicola Pietrangeli, a Gardini, a Sirola e poi arriviamo a Santiago nel 1976, una coppa difficilissima, una coppa ostacolata in tutte le maniere, poi si è riuscita a sbloccarla per le cose politiche che impedivano la disputa, si è andata a Santiago e abbiamo vinto. Da lì sono passati 47 anni. 47 anni si sono alternati, quattro finali, l'infortunio di Barazzutti, l'infortunio di Cotenzi. Ora siamo arrivati a Malaga. Malaga 2023, probabilmente la squadra più forte con Sinner e tutti gli altri, ma questo ci porta una grande responsabilità, perché lo dicevamo al presidente Binaghi che sabato, avere tutti questi campioni non è solo orgoglio e soddisfazione, ma è una grande responsabilità per tutto il movimento tennistico. Qui siamo di fronte a un gruppo di giocatori all'interno dei primi 100 che ognuno di loro può garantire una squadra di Coppa Davis. Io sono convinto che rimarrà ancora per molti anni, non so se riusciremo a riportarla a termine, però per molti anni ancora la Coppa Davis resterà in Italia. Senti, ce la illustri? Sono... sei del settore, la puoi tranquillamente... Sono tre basamenti dove ci sono le targhe di tutte quante le squadre e tutte quante le nazionali che l'hanno vinta, messe tutte quante in serie concentrica fino ad arrivare alla nostra, che poi tra le altre cose abbiamo scoperto che non l'hanno messa ancora, l'hanno scritta per il 2023 e in cima c'è l'insalatiera d'argento come viene chiamata, che è il simbolo del tennis. Non a caso è stato usato l'argento, vedo veramente una meraviglia Liberty in stile un po' retro, un po' vintage, per una coppa chiaramente che a dispetto di secolo e passa di vita è ancora modernissima, anche se qualche polemica, non dobbiamo nasconderla, l'ha tirata la nuova formula. Che si avvicina. Del tipo? Beh, la Coppa Davis è sempre stata giocata su zone, su interzone, si giocava, non c'era un vero e proprio campionato, c'erano tutte delle fasi a eliminazione diretta, a una partita secca, con quattro singolari, un doppio, e in pratica veniva giocata al meglio dei 5-7. E la modernità, Piqué, giocatore del Barcellona, ha cambiato tutta quanta la formula, si gioca anche per motivi di business televisivo e tutto quanto, è normale, si gioca ogni anno con le fasi di qualificazione, poi si arriva alla Final Eight, che si gioca a Malaga, e dove tabellone eliminazione diretta con la finale che l'abbiamo vinto l'anno scorso con l'Australia. C'è un po', il tennis è ancora uno sport non d'élite, però dove le tradizioni rimangono molto forti, si fa difficoltà nel tennis anche a riandare su innovazioni. Questa devo dire che non a tutti è piaciuta. Io sono al passo coi tempi, però francamente il fascino delle vecchie, il Challenge Round, quando tu andavi a sfidare la squadra, l'Australia ha vinto una marea di Coppa Davis, sì perché erano i più forti, ma anche perché erano direttamente in finale. Però il Challenge Round a casa dei campioni del mondo era una sfida meravigliosa. Però il tennis è cambiato, no? Dalle gonnelline bianche, dai completini bianchi e via dicendo, si è passato al tennis business, era inevitabile forse farlo. Sì. Allora, il tennis è profondamente diverso, si è cominciato
agli albori degli anni 80, quando il legno è stato sostituito, si è cominciato col Kevlar, con la fibra di vetro, con il carbonio, la grafite, quindi già lì è cambiato il tennis. E l'evoluzione dei materiali hanno portato a un nuovo tennis. Le racchette di oggi pesano 2,80, 2,90, 300, la massima torneo da luxe pesava 4,50. Quindi le palle non sono più dentro le scatole come erano le Pirelli, ma oggi sono tutte quante sotto pressione. I campi, la terra battuta ha perso lentamente la sua efficacia e ci sono i nuovi campi in Boltex, in Sport, in Uditarf, in Play It. E soprattutto c'è stata l'evoluzione tecnica. Prima si giocava a tennis, come diceva, con la tecnica. Chi aveva tecnica andava avanti, la palla andava piano. Oggi come oggi l'evoluzione fisica, la preparazione atletica ha imposto un nuovo tipo di gioco dove i giocatori sono tutti dei fighter, meno tocco, più potenza, diventa difficile. Seguire qualche volta, io vedo su YouTube, vedo le vecchie partite e oggettivamente la differenza è improponibile, no, di velocità e di forza. Bene, Fabio, grazie per questa tua descrizione, voglio dire, del mondo del tennis, è sempre affascinante. Grazie a voi. E quindi credo che comunque il futuro del tennis italiano, lo dicevi prima, è garantito, perché ora è tornato anche Matteo Berrettini e quindi... Noi abbiamo la potenzialità, ripeto, di fare tre squadre. In un momento dove gli Stati Uniti sono in crisi, perché se Fritz è il numero uno del mondo, chiaramente, e se stanno in crisi gli Stati Uniti, figuriamoci gli altri. Con Djokovic sta andando verso la fine della sua carriera, con altre nazioni che non riescono a quagliare, a mettere insieme questi grandi giocatori che hanno, noi veramente abbiamo la possibilità di farla da padroni. Se non ci complichiamo le cose da soli, io penso che il prossimo decennio sarà azzurro. Grazie. Grazie, grazie a voi. Bene, abbiamo sentito questa intervista con Fabio Moscatelli, è un piacere parlare di tennis, ma non solo di tennis, con Fabio, da autentico esperto, insomma, ci ha spiegato anche un po' il futuro di quello che potrebbe essere il futuro del tennis italiano, che attualmente ha dei campioni che stanno dominando nel mondo. Sinner sì, va bene, ma ci sono anche tanti altri giovani che stanno emergendo, quindi... Siamo ritornati ai tempi di Panate, ai tempi di Sirola, ai tempi, ahimè, insomma, io ho i capelli bianchi, li ricordo, no? Barazzutti e via dicendo, e, insomma, dopo un periodo oscuro siamo nuovamente tra i protagonisti nel mondo appunto del tennis. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e affrontiamo l'ultima parte della nostra trasmissione Passione Sport con gli amici del CLT Calcio a 5. Linea alla regia. Dog & Cat è arrivato in Umbria con tutto per gli animali e il loro benessere. Un'infinità di prodotti per animali, accessori, cibo di qualità e grande convenienza. I nuovi reparti cane e gatto con crocchette, umido e snack in tutti i formati che vuoi e tantissime varietà di gusto. Oltre 450 metri quadrati di esposizione in un ambiente accogliente ed interamente dedicato ai nostri amici animali. Dog & Cat, felici e contenti. Tutto per il cane e il gatto. Un grande e fornitissimo reparto di acquariologia, roditori e volatili. Dog & Cat vi aspetta da Spazio Verde Garden Village, in strada di Maratta Bassa 91, a Terni. Benissimo, grazie. Quanto dobbiamo? Nulla. Dovete solo vincere. Naturalia, la tua scelta vincente.
La pasticceria Tini il Mastro Pasticcere nasce a Terni nel 1968. Da compleanni a matrimoni creiamo ricordi indimenticabili in ogni assaggio. Pasticceria Tini, tradizione e gusto da oltre 50 anni. Passione, maestria e amore nel creare dolci con ingredienti di alta qualità e ricette tramandate da ben 3 generazioni. Ci trovi in via Benucci 19 a Terni. Impianto di riscaldamento a pavimento, montaggio caldaie a condensazione, esecuzione impianti aria condizionata, esecuzione impianto solare termico. Servizio a 5 stelle. Ci trovi a Terni strada di Prisciano 62. Termoidraulicart di Palombi Francesco. Infinite scelte, un solo gioiello. Ilio Sciarrini Gioielli. In un angolo d'Umbria inizia una storia d'amore eterna. Tra giardini incantati, la cucina locale diventa un'ode ai sensi. Un matrimonio, un'esperienza, un sogno. Scopri l'Umbria con gli occhi del cuore. Relais dei Principi. Autocarrozzeria Fagioletti, dal 1957, professionalità e passione. L'attenzione alle esigenze del cliente rendono la nostra impresa punto di riferimento in grado di risolvere qualsiasi problematica. Fagioletti è carrozzeria, meccanica, gommista, a Terni, in strada della Val di Serra 28. Bene, torniamo insieme, l'ultimo blocco per quanto riguarda Passione Sport, la puntata numero 13. Io vorrei ripercorrere un attimino, vedendo qualche fotografia, no, di Simone Capodosti, che è il capitano di questa squadra, ma è stato il capitano credo di moltissime altre squadre. Eh sì. La tua parentesi perugina? Io sono stato 2 anni a Perugia, bellissimi, con il mister Serie B. Federico Mariotti. Abbiamo vinto la Serie C1, che era regionale, abbiamo vinto la Coppa regionale di C1 e siamo andati a fare la fase nazionale, abbiamo vinto anche la fase nazionale con il Cisternino Calcio 5 e lì è stata proprio la cosa più bella in assoluto, perché loro erano 2 anni e mezzo che non perdevano in casa e quindi abbiamo fatto un'impresa fantastica con i ragazzi e con Federico Mariotti, che è uno degli allenatori più storici. Senti, poi hai girato un po' diciamo il centro Italia. Sei approdato nel nuovo progetto, diciamo, hai fatto parte del nuovo progetto della Ternana Futsal, sei stato il capitano per tanti anni, 2 campionati vinti, 2 Coppa Italia vinte, insomma, che periodo è stato? Magari facciamo scorrere le foto di Simone Capodosti mentre Simone ci parla di questa sua esperienza. Oh, è stata una bellissima esperienza, era un momento difficile del calcio a 5 umbro, e Michele Carpinelli e Federico Pellegrini, che poi da giocatore è diventato mister, hanno instaurato questa nuova società insieme ad altri 3 amici e quindi è partito tutto da lì. E il primo a contattare sono stato io, gli ho detto va bene, vengo senza nessun problema. Sapevano che ero il capitano storico delle altre squadre e tutto quanto, e quindi da lì è partito tutto. La C2 è vinta a mani basse, dopo la C1 e quindi l'approdo in Serie B. Serie B è cominciata a stare un buon livello e quindi lì ci siamo dovuti attrezzare in un modo diverso. E poi ecco, ci sono stati diversi anni e poi diciamo purtroppo la rottura del ginocchio e quindi la separazione con questa società. Che continua però.
la famiglia Capodossi continua. Sì, la famiglia Capodossi continua. E c'è mio figlio Matteo che sta in prima squadra e quest'anno ha festeggiato la promozione in A2 Elite. E il piccolino, 8 anni e mezzo, Daniele, che lui ha preso da me, e quindi se tutto la testa gli regge farà una buona carriera, diciamo. Stiamo vedendo qualche fotografia tua, insomma qui si vede che la grinta, la capacità di protezione del pallone, il tempismo di Simone, effettivamente. Qual è la, secondo Emiliano, qual è la dote calcisticamente parlando, tecnicamente parlando di Simone? Comincio l'elenco? Beh, effettivamente sono diverse le situazioni. Tempismo. Non gli vedo perdere un contrasto da mai. Protezione della porta, l'uno contro uno inamovibile. Guarda, bella questa, guarda. È spettacolo questa foto. E poi? Le ripartenze sempre micidiali. Poi lui, giocando da centrale difensivo, fa anche gol, perché nella stagione ne ha fatti 18, sempre in Serie B, che era l'anno 2021. In Serie B ha fatto un sacco di gol. Era, dai, diciamo, forse una delle più rose annate nel fase realizzativa, e c'avevamo i schemi su calcio d'angolo, c'avevamo i schemi su punizione, e quindi riuscivo a inserirmi bene, anche partendo da ultimo, che poi non si aspetta nessuno, perché l'ultimo che fa un movimento non se l'aspetta nessuno, aspettano sempre i laterali o il pivot, e quindi siamo riusciti a fare molto bene. L'esperienza, tu un solo anno mi sembra in Ternana, sì. Che esperienza è stata? Avevi davanti Fagotti, giovane emergente, sì. Che insomma è stata dura a giocare. Esatto, sì. Beh, è stata un'esperienza fortemente positiva, perché comunque mi hanno dato la possibilità di ritornare nel palcoscenico del nazionale. Io ero stato fermo nell'anno del Covid, quindi non era facile. Mi è stata data questa possibilità e io mi sono rimesso in moto. Diciamo che poi da lì ho gettato le basi per questi ultimi 2 anni, e quest'anno che mi ha riportato ai vecchi livelli. Lì avevo dei preparatori, dei portieri, Alessandro Canestrini, che è uno dei miei più cari amici, e Daniele Di Stefano, che con me hanno fatto un lavoro eccezionale, il preparatore atletico Simone. Sì, lì veramente quell'anno abbiamo fatto veramente un gran lavoro. Sono tornato a respirare l'aria delle società vere, del nazionale. Comunque il campionato laziale sardo c'ha sempre un fascino particolare per noi, quindi è stato un anno fortemente positivo, perché lì c'è stato veramente da soffrire. Insomma. Senti, non possiamo non parlare del futuro. Che ti aspetti dal futuro? Il campionato di Serie B è una cosa importante, assolutamente. Comincia ad essere importante. Bisogna gettare le basi un po'. Io sarei contento di rimanere con la rosa attuale, tutti quanti, perché sono iniziato un percorso e vorrei rimanere sempre la mia semplicità tecnico-tattica, però vediamo un attimo quello che succede. Bisogna sentire, innanzitutto le basi le deve gettare la società, e certo. Poi io so. Sì, non c'è nessun dirigente, quindi non possiamo però anche loro, no. Però è desiderata magari dell'allenatore, possiamo conoscere. Sì, assolutamente, no, io sono molto, come si dice, quando uno vince poi il campionato di C1 e va al nazionale c'è anche quella voglia di vedere quello che succede. Io sono sempre curioso e non vedo l'ora sinceramente di affrontarlo questo campionato da primo allenatore. L'ho vissuto con la Ternana, l'ho vissuto anni dietro, è sempre bei campionati, cioè io sono contento, non vedo l'ora però. Ma tu comunque rimani, sì. Ad oggi sì, poi spero che non cambino le cose, insomma, spero che accettino anche qualche mio consiglio insomma, certo, anche qualche tua piccola esigenza diciamo, sì, piccole, poi, piccole, non sì, è niente di eccezionale. Penso, no, vincere un campionato di Serie C e poi giocare in Serie B, un pizzico, le categorie si diceva una volta esistono appunto anche perché sì, il assolutamente. E cambia la preparazione per un campionato di Serie B di categoria quindi superiore? Beh, sicuramente sarà più intensa. È già stata intensa, ma sarà ancora più intensa. L'impegno settimanale sarà più alto, questo di sicuro. E poi cercheremo di capire anche le differenze di questo collettivo
dentro il palazzetto, cosa che invece quest'anno la preparazione è stata tutta completamente in aperto. Quindi ci saranno dei cambiamenti, affronteremo come abbiamo fatto quest'anno senza paura. Bene. Andiamo a vedere qualche fotografia del... Io inizierei da benvenuto, da quella foto che ci dice benvenuta, bentornata, bentornato CLT in Serie B, perché la si faceva la Serie B e sì, come la faceva. Sì. Quei palazzetti sempre pieni, 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 fino all'inverosimile. Un settore giovanile fiorentissimo, sì. Vinceva anche tutti i campionati. E dopo c'è stato il blackout, purtroppo, e poi si è dovuto ricominciare tutto, tutto dalla C2, e è stato un periodo di sofferenza, perché purtroppo non si riusciva a risalire. E invece è arrivato il mister, ha detto subito dalla prima sera: io sono venuto per vincere. E noi non vedevamo l'ora, e quindi io e questo mio grande amico non vedevamo l'ora di tornare a vincere. Amici per la pelle, perché ho visto i video fatti. No, questa qui lasciatela, perché giustamente credo che il campionato non l'ha vinto solo l'allenatore, il preparatore atletico Simone. Certo. E allora qui c'è la squadra praticamente che indossa la maglia, la t-shirt celebrativa della promozione in Serie B, ma ci sono i nomi di tutti i ragazzi, non so se sono tutti, non penso di... c'è Matteo Mingioni, Francesco Menicocci, Nicolò Carboni, Federico Pernazza, Alessandro Piantoni, Valerio Timpano, Kim Tirana, Angelo Schendo, Lorenzo Belfiore, Andrea Cosso, Simone Capotosti, Michele Gentili, Mirko Martini, Saverio Picotti, Simone Galletti, Leonardo Pagnanelli, Lorenzo Munaldi, Andrea Iurace, Danny Gabriella, Gabrielli? Sì. Gabrielli, questa l'ho ricopiata dalla... ha fatto un copia e incolla, quindi non... Matteo, non riesco... Marco. Sì? E manca ancora qualcuno, Andrea Cosso, abbiamo detto, un saluto a Andrea Cosso che conosco perfettamente. Mancano due, tre, io perlomeno non riesco a leggere da questo punto. Augusto Introppico. Ah, Introppico, anche lui ex Terrana, grande gol. Quanti gol ha fatto? Quest'anno pochissimi. Pochi. Però ha fatti due importanti che ci hanno permesso di pareggiare fuori casa. Allora, e quindi no, è stato determinato anche lui. Determinante, sì, anche sì, lui. Sì, assolutamente. Allora, diciamo, oltre a questa fotografia, vediamo altre fotografie di questa pattuglia di ragazzi in giallo-blu che hanno vinto appunto il campionato. E magari le chiamiamo in modo che... E questa praticamente è quella celebrativa, con i nomi impressi. E, come l'avete festeggiata la promozione? Prendiamo spunto da questo, cioè, no, non so se faccio una domanda. Sì, sì, no. Ho festeggiato in campo con le magliette celebrative, queste qua che hai visto adesso, con tutti i nomi dei giocatori e dello staff. Sì. E poi siamo rimasti il CLT, la società, insomma, i dirigenti ci hanno offerto un aperitivo. Bello aperitivo. Bello aperitivo lì a... sotto i pini. Apericena, sì. Della fonderia. Della fonderia, il ristorante che sta all'interno del circolo lavoratori Terni. Sì. E poi siamo andati tutti insieme a festeggiare dentro Terni, insomma. Avete fatto un po' il giro dei locali. Ci sta. Ci sta. Beh, anche qualche gli cena, adesso manca ancora qualche cena da festeggiare con le multe che ho messo inizio anno, perché giusto? Perché fai anche... Le multe. Quanto hai raccolto con le multe? Quasi sopra i 300 euro, mi sembra una cosa del genere. Vabbè, insomma, io sono quello che ha messo più multa. Considera. Che hai preso? Non ho preso più perché? Multa. Auto. Perché bisogna essere seri, allora se è successo qualche volta ho sbagliato pure io. Fai casino in banchina? No, ho messo... Ma scusa... No, i telefoni, per esempio, lo squillo del telefono dentro lo spogliatoio quando sto a parlare, è squillato il mio. Quindi... È grave. No, volevo dirti questo, non me ne voglia l'amico Federico, no? Perché io ho fatto un filmato su Federico in panchina, non so se tu l'hai visto. Sì, sì, sì. Che sta su YouTube, ha spopolato praticamente, ho fissato la telecamera. Che non sta mai fermo. Che non sta mai fermo, sbraita, sbraccia. Sì, sì. Tu invece hai preso, oltre le qualità tecniche, hai preso anche quello? No, sono più tranquillo di Federico, rimango più, cerco di rimanere più tranquillo, però quando mi parte un attimo i 5 minuti... È la bolla. Succede. Infatti ho messo le multe perché prendevo ammunizioni o espulsioni per protesta con l'arbitro, io non ho preso un paio di ammunizioni, mai espulso però. Questo. Chi è il più multato? Io sto al secondo posto, non mi ricordo, qualche giocatore comunque... Senti, Capotosti? Ma un paio di multe, poca roba, tre forse, vabbè. Tre perché sì, Saverio perché anche per Cimolambo Saverio Picotti era detto le fonte. Ah sì? Sì.
Però sul vestiario, se qualcuno veniva non vestito uguale, su tutto abbiamo messo il mio. È giusto, sia così. Sì, esatto. Quando vuoi stare in un gruppo, devi stare nel senso. Se vuoi fare cose in un fratello, certo invece modo. Una multa. Perché hai preso la multa? Munizione per protesta a Rieti per proteggere un mio compagno. Ho pagato molto volentieri. Però tu non eri tranquillo. Fammi no. Quelle poche volte che hai giocato con la Ternana, che ti sono venuto a vedere, non sei tranquillo in campo. Ti ricordi molto. Infatti quando sei arrivato l'ho un po' via. Tutti quanti ho dovuto gestire, non solo lui, però tutti. Perché a me non piace il fatto che si alzano tutti su dalla panchina. È una cosa che non sopporto dei giocatori miei, perché non c'è bisogno. Io gli ho detto sempre a loro dentro spedoglio, ho detto sempre che bisogna dimostrare in campo, ma giocando, non lamentandoci di niente, perché poi gli arbitri sono una cosa in più. Quando tu sei più forte, te lo devi dimostrare in campo. Quindi. Andiamo con la foto numero 4, visto che insomma ci avviciniamo verso la conclusione della nostra trasmissione, la nostra chiacchierata, una bella chiacchierata con questi amici. Eccola la coppia, Mimì e Cocò, eccoli qua. Allora, eccoli qua che si ripresentano con tanto di fumogeno. Diciamo questa. Ma di voi c'è una grande amicizia anche fuori? Sì, o sì, solo sì, in campo? No, viene da lontano, viene dai tornei di Castel dell'Aquila in cui feci esordire questo ragazzo. Che all'inizio era un po' timoroso perché dice dove vado a giocare a calcio a 5, non ti preoccupare, vieni. Certo, a Castel dell'Aquila non fu una bella serata perché ci dettero delle botte da orbi, noi già giocavamo a calcio a 5, gli altri giocavano a calcetto, a calcetto o a pallone, quindi ecco. Un episodio che la porta, lui andò dentro la porta e la porta cadde indietro. Non e era quindi, fissata bene. No, niente, erano i primi tornei, però da lì si vedeva subito che c'aveva la stoffa per diventare un grande portiere. Ecco, e oggi difende i pali del mitico CLT che ha vinto questa C1 e farà la Serie B in altro anno. Che bella soddisfazione. Foto numero 1, almeno andiamo a vedere appunto la foto di questi ragazzi che hanno contribuito alla vittoria del campionato. È la foto che abbiamo visto prima, però insomma eccoli qua tutti quanti. Abbiamo detto un gruppo abbastanza variegato, dal più giovane al... E poi c'è anche l'ingegnere Stella, vedo. Sì. Ingegnere Stella che già ai tempi miei, delle mie telecronache, era un dirigente, era presente. Quest'anno è stato presente. Non fisicamente presente perché giocavamo il venerdì sera, lui la sera non viene, però è stato sempre presente, sempre, con una chiamata tutti i giorni per sapere come stava la squadra, per sapere come ci allenavamo, sono stato tanto contento di sentirlo tutti i giorni perché comunque si vede che ci tiene tantissimo. Sì, era proprio affezionato, anzi sì, a proposito vorrei salutare anche Daniele Moroni, ingegner Moroni che era il presidente di allora, Ragnoni mi sembra si chiamasse l'altro, poi c'era De Florio, insomma una bella esperienza è stata anche per me raccontare anch'io ero le prime esperienze, tante regole nemmeno le conoscevo perché ero nuovo del calcio a 5, allora. Quindi usciva a Terni, era la prima volta, credo che ci fosse una squadra di calcio a 5. Senti, siamo un po' in conclusione, che ti aspetti per il prossimo anno? Campionato difficile, campionato però questo gruppo? Venderà cara la pelle, come abbiamo fatto per tutto quest'anno. Se c'è una cosa che io mi porto via da quest'anno è l'aver imparato da tanti di questi ragazzi al saper stare al proprio posto, anzi a fare un passo indietro per il bene del gruppo. Abbiamo vinto delle partite incredibili a tempo scaduto e questo lo fa soltanto il gruppo. Il merito è eccezionalmente suo perché ha avuto una gestione incredibile di tutte le situazioni, ma io credo che non mi sia mai successo in tanti anni di non aver mai visto un problema comportamentale. E quando si gioca sempre per vincere i nervi saltano, la fretta la fa da padrona, specie quando le cose non vanno bene. Io non ho mai visto nessuno saltare di testa o dare contro un compagno e questo alla fine ha fatto la differenza e io lo devo a tutti i ragazzi che hanno giocato meno perché questo campionato l'hanno vinto più loro che noi. Certo. Bene, siamo in conclusione, io vorrei ringraziarvi perché insomma abbiamo fatto l'excursus di un campionato, abbiamo aperto una bella pagina, un'altra bella pagina dello sport di Terni e dintorni e quindi un augurio
complimenti e congratulazioni per il successo di quest'anno. Grazie. E un in bocca al lupo per il prossimo campionato. Magari vi seguiremo anche nella prossima stagione. Vediamo, no? Quindi ringrazio Filippo Bonelli, che è l'allenatore, poi abbiamo il tecnico, il preparatore atletico Matteo Palocci, che ho avuto il piacere di conoscere oggi. Piacere bocca mio. Al lupo e complimenti Viva perché si hanno vinto il campionato, anche perché oltre alla zero saggezza tecnica, zero infortuni e evidentemente ha corso anche la squadra, perché poi è stato un campionato combattuto, perché se lo vinci con un punto di vantaggio il campionato è sicuramente combattuto, non hai perso la testa, e quindi mi ha fatto un piacere enorme anche riabbracciare e rivedere Simone Capatosti, ci lega un rapporto di stima, credo, mi auguro, reciproca. Da tanti anni, sì, no. Il mio più grande estimatore. È vero, Sì, 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 sì. Le telecronache parlano solo di Simone Capatosti. Io ringrazio anche, ringrazio appunto Emiliano Bonelli per essere stato con noi. In bocca al lupo, ragazzi, e portate in alto il nome dell'azienda, del circo, dell'azienda dell'Ast, che ora è Arvedi. E appunto del calcio insieme alla Ternana Futsal, una in Serie A 2 Elite, l'altra in Serie B, voglio dire, siamo ai massimi livelli nel calcio 5 in Umbria. Sicuramente. A Terni non era mai successo. Terni mai successo. Io ringrazio il regista, oggi eccezionalmente Mauro Castellani, abbiamo mandato via Iago Stamigna, quindi che salutiamo. Un ringraziamento anche a Leonora Tini, che ha curato l'audio e le luci. Ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito. Se il Passione Sport vi piace, lunedì saremo ancora in onda con un'altra puntata, con altri ospiti, continuando il nostro viaggio nel mondo dello sport ternano. Grazie, buona serata a tutti dallo Studio 2 di Umbria 15.